Buon Italia e buon Sud a tutti con il voto che sta per arrivare, quello nazionale. Come avete visto, Sibera TV non ha seguito la campagna elettorale anche a livello locale. Non siamo stati ai vari Bindi, D'Alema, Fiore, Alfano e tutto quello che era lo spettacolo, il circo elettorale, mediatico, relativo alle elezioni per il Parlamento. Non ci hanno appassionato queste urne. E pensiamo che una piccola web TV debba dedicarsi ad altro. Per questo preferiamo, per esempio, seguire quello che succede dalle nostre parti, andare ai comitati locali dove altri colleghi non vanno. Vedrete, cari comitati locali, che quando sarete più famosi, avrete più voti o qualche santo buono alle spalle, non ci sarà solo Sibera TV. Per adesso pazientate. Ci piace piuttosto allora seguire quello che di questa Sibaritide si dice, al di là delle promesse che anche in questa campagna elettorale sono state fatte. Per esempio, quello che dice Beppe Severgnini, giornalista del Corriere della Sera, di cui vogliamo proporvi un servizio terribile, bellissimo ma terribile, sulla ferrovia ionica, altro che aeroporti o megaporti o eliporti o porta chi vuoi, basta che qualcuno viene. Ebbene, Severgnini viaggia da Taranto a Reggio e vedrete cosa vi racconterà, che sappiamo. Ma anche in questo caso i colleghi giornalisti, anzi loro, non siamo giornalisti, siamo una web TV, non ci vanno, non vanno sui tetti dell'Ombisani, non vanno da altre parti, vanno da Alfano, alla grande, perché Alfano, o D'Alema, o la Bindi, o finanche Fiore, sono personaggi più importanti di quelli locali. Allora, buona Italia e buon Sud con il voto, ma anche buon viaggio con Severgnini. Purtroppo, questa è una Calabria dai colori grigi, sempre, nonostante il sole brilli, ma non riscaldi né illumini le nostre vecchie ricchezze, oggi miseria. Quante probabilità abbiamo di arrivare stasera a Reggio Calabria prendendo tutte le coincidenze? Zero. L'Intercity numero 700 parte regolarmente da Taranto alle ore 7:50. Qualche nuvola in cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. E le ore 8:21 arriva a metà ponte e lì siamo fermi. I binari ci sono, 5 addirittura, una stazione bellissima, ma non ci sono i treni. Rimango qui solo a cercare un caffè. Mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera. Poco moderno, è qualcosa che Qui a metà ponte. Non hanno ridotto i treni per la Calabria, sono aboliti, cioè in Calabria in treno non si va, si può andare in autobus, infatti lo stiamo aspettando, poi la coincidenza a Sibari per andare a Catanzaro, 5 minuti e vediamo se la pigliamo. Lo so che questo è un viaggio in treno, ma il treno, come dicevo, da qui non c'è più, quindi da qui a Sibari, pullman o a piedi. Moderno. È qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità. Macchine tracciano solchi su strade, dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Viene mai nessuno a trascinarmi via. Più che un treno, una carrozza. Però c'è. Da Metaponto a Sibari non c'è il treno. Giusto? Io sto giustissimo, no, non c'è più. Domanda. Sostitutivo con l'autobus. Lo so, l'abbiamo preso. La domanda è, ma adesso ci sono le elezioni, non c'è stato qualche partito che ha detto, signori, votate per noi, vi promettiamo di riprendere il treno, perché di fatto è un pezzo d'Italia e rimane buco. Proprio in questi termini che noi rimettiamo il treno, no.
Anche il regionale 3727 da Sibari a Catanzaro Lido parte in orario. La radio, il giornale, è una musica banale, si diffonderà. Nuove avventure. Lungo il percorso tante costruzioni provvisorie che sembrano in attesa dell'estate, qualcuno che le usi e le frequenti, e poi aranci, negozi chiusi, poca gente. E sullo sfondo a sinistra lo Ionio, tricolore, verde, azzurro, blu. Nessun partito in Calabria ha messo questi colori nello stemma, ma forse è meglio così. Senti, è quasi la una. Su questo treno c'è un vagone ristorante? Qui non c'è il vagone ristorante. Ma non so per il vagone ristorante. Non c'è, stanno togliendo tutti. Tra poco. Non c'è il treno. Tra un po' ci toglieranno anche il treno. Non c'è il vagone ristorante, ma il signore ci offre un panino. Ospitalità calabrese. L'ultimo treno della giornata da Catanzaro Lido a Reggio Calabria è pieno di impiegati, studenti, ragazze scure come madonne bizantine. Tu voti o non voti? Sì, voto, assolutamente. Hai deciso dall'inizio oppure? Sì, sì, è un diritto, un dovere, non posso mancare. Se ci fosse un partito che ti promette dei collegamenti ferroviari, tu studi, devi andare avanti e indietro, tu lo voteresti? Non solo per quello. C'è un partito che in Calabria ha usato i trasporti come... gli ha detto, votate per noi perché noi cambieremo, metteremo il treno che va a Taranto, metteremo a posto il treno che va a Lamezia. È stato un tema di campagna elettorale o no? Direi di no, ma come tanti altri temi non sono entrati nella campagna elettorale. Ma perché a voi i calabresi importano poco queste questioni, ci sia un treno per andare a Taranto o ci sia il treno per andare a Lamezia, o perché non è stato promesso, discusso? No, ai cittadini interessa molto l'argomento, però la classe politica non... avendo promesso molto nel passato ha qualche problema adesso. Solamente due pecore, dobbiamo solamente controllare il materiale che sia tutto a posto, va bene? Okay. In effetti la pecora investita era una sola, comunque decisamente defunta. Ci avevano dato zero possibilità di arrivare in orario a Reggio Calabria beccando tutte le coincidenze. Credo siamo stati fortunati, ma insomma qua siamo, un po' stanchi.